Mezzogiorno in punto, Focus TG, buongiorno e ben ritrovati. Come sempre vi terremo compagnia fino alle 13.30 con tantissime notizie da tutto il territorio veneto, tanta attualità, ma soprattutto, come sempre, tanta cronaca. Partiamo proprio da qui, ci spostiamo nel Padovano e torniamo a parlare dell'omicidio di Mattia Caruso, il trentenne venditore di dolciumi ucciso da una coltellata al cuore. I carabinieri sono a lavoro sulle ultime ore di vita del giovane, le telecamere di videosorveglianza di Laghetti di Sant'Antonio avrebbero registrato l'ombra di un uomo in fuga. Un'ombra scura che si allontana dall'esterno del chiosco dei Laghetti di Sant'Antonio proprio all'ora del litigio finito con l'accoltellamento di Mattia Caruso. Un'ombra che potrebbe sembrare quella dell'uomo di colore con il cappuccio in testa, che secondo la ricostruzione fatta dalla fidanzata di Mattia, che in quel momento lo aspettava in auto, avrebbe prima litigato, poi colpito a morte con una coltellata al cuore il giovane. Se alcuni tasselli sembrano andare al loro posto nella morte di Mattia Caruso avvolta nel mistero, restano molti i punti di domanda. Secondo quanto detto dalla fidanzata di Mattia agli investigatori del reparto operativo dei carabinieri di Padova, il trentenne venditore di dolciumi residente dal Mignasego, nonostante la ferita e senza dire nulla alla donna, sarebbe salito in auto mettendosi alla guida in direzione di Abano Terme. Qui, dopo circa 3 chilometri, avrebbe accostato in via dei Colli Euganei scendendo per poi crollare sanguinante sull'asfalto. Solo allora la fidanzata si sarebbe accorta della ferita di Mattia Caruso, che soccorso è morto dopo circa mezz'ora in ospedale a Padova, dove era giunto in ambulanza. Com'è possibile che la donna non si sia accorta di nulla? E com'è possibile che Mattia Caruso abbia trovato la forza di guidare per tutto il tragitto? A queste domande dovrebbe rispondere, almeno in parte, l'autopsia che è stata disposta dal PM Roberto Piccione. Nel frattempo continuano le indagini per dare un volto a quell'ombra sfumata che potrebbe appartenere all'assassino di Mattia Caruso. Rimaniamo nel Padovano, soggiogava donne fragili facendo credere un sincero affetto in cambio di ingenti somme di denaro. Due casi accertati dalla polizia di Padova che ha posto in arresto agli arresti domiciliari un siriano di 39 anni. Le vittime accertate sono due donne, una ultra sessantenne, l'altra ultra settantenne. I soldi sottratti, una cifra astronomica che supera il 500.000 euro. Approfittava della vulnerabilità emotiva delle sue vittime, il cittadino siriano di 39 anni, posto agli arresti domiciliari dopo un'attenta indagine condotta dagli agenti della squadra mobile di Padova. Secondo quanto ricostruito, dopo aver iniziato una relazione sentimentale con le sue vittime, lo straniero otteneva da loro fiducia e consegne di ingenti somme di denaro che spesso si faceva dare dopo aver minacciato di interrompere la relazione o di togliersi la vita. Le donne, che vivono della loro pensione e del loro stipendio, una volta finiti i soldi, non riuscendo a soddisfare le pressanti richieste, si erano persino rivolte da amici e parenti dietro le ulteriori minacce di avere i conti correnti hackerati o di diffamare i figli o gli ex coniugi. A una donna il siriano avrebbe addirittura rubato un anello di brillanti. Da settembre, dopo i primi riscontri investigativi, l'uomo era destinatario di un ammonimento del questore. Nonostante ciò, le richieste e le minacce erano continuate, per questo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Indagini sono in corso per accertare una terza possibile vittima. Con la cronaca ci spostiamo nel veneziano, ha provato a togliersi la vita infilandosi una scopa in un occhio. L'uomo è un 35enne che venerdì scorso ha coltellato la compagna nella loro abitazione di Spinea. Alexandru Ianosi, il 35enne moldavo, accusato di aver ucciso la compagna 41enne Lilia Patraniel, si sarebbe ferito gravemente in carcere infilandosi il manico di una scopa nell'occhio. Il 35enne sarebbe stato portato all'ospedale di Mestre, sottoposto a un intervento d'urgenza, poi ricoverato in rianimazione. Era rinchiuso nel carcere di Venezia dopo l'arresto di venerdì scorso per l'omicidio a coltellate della compagna nella loro abitazione di via Mantegna a Spinea. Secondo le testimonianze, l'uomo avrebbe avuto comportamenti violenti da tempo, minacciando e picchiando la donna. Alcune settimane fa lei l'aveva denunciato per poi ritirare le accuse. Il gesto che ha commesso in carcere potrebbe essere la conseguenza della sua instabilità, tanto che gli avvocati difensori avrebbero annunciato l'intenzione di chiedere una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e volere al momento dell'omicidio.
E la Guardia di Finanza di Chioggia ha scoperto una vasta rete di commercio di contrabbando di sigarette. Gli accertamenti sono partiti dal monitoraggio web. I finanzieri hanno individuato una serie di negozi di prodotti perfumatori che si sarebbero approvvigionati di liquidi di inalazione utilizzando i canali delle vendite a distanza. Ne è scaturita così un'ispezione nei confronti di una ventina di negozi, dai quali sono state sequestrate 1.274 sigarette elettroniche. Il prodotto requisito è equivalente a un quantitativo totale di circa 46 kg di tabacco. 4 persone sono state denunciate. E ora ci spostiamo sempre con la cronaca nel Vicentino. Blitz dei carabinieri, sgominato, pensate, un traffico internazionale di cocaina, coinvolto anche il territorio vicentino. 38 ordinanze di custodia cautelare, smantellate 2 organizzazioni criminali. Sgominato un traffico internazionale di cocaina tra le province di Trento, Brescia, Mantova, Prato e Bari, coinvolta anche Vicenza, oltre che in Belgio e in Olanda. I carabinieri del comando provinciale di Trento, con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti e dei corpi di polizia esteri, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 38 persone, 15 marocchine, 8 albanesi, 3 tunisine, 1 algerina, 1 kosovare, 10 italiane, ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico anche internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti. Carabinieri di Vicenza che hanno dato supporto nell'operazione per quanto riguarda uno degli arrestati nel Vicentino. Sono state effettuate perquisizioni domiciliari che hanno consentito di recuperare e sequestrare complessivamente 1 chilo di cocaina, 160 grammi di hashish, 32.000 euro in contanti e un orologio di lusso. L'indagine avviata a maggio 2020 dai carabinieri di Trento ha permesso di individuare e smantellare 2 distinte organizzazioni criminali dedite allo spaccio e al traffico di droga. Ci spostiamo ora nel Bellunese, incombe di nuovo lo spettro della chiusura dello storico istituto Pio XII di Misurina, che da decenni cura i problemi respiratori dei bambini legati all'asma. Siamo rammaricate e tristi, perché così vanno tolte molte possibilità di guarigione, di beneficiare di questa eccellenza, perché è una struttura di eccellenza, a tanti bambini che hanno bisogno di questo posto. Pare che stavolta non ci sia davvero nulla da fare. L'opera diocesana di Parma, proprietaria dell'istituto di riabilitazione Pio XII di Misurina, ha deciso di sospendere in modo definitivo ogni attività. Bilanci in rosso, un numero di pazienti fra i più bassi di quelli registrati negli ultimi 5 anni, costi di mantenimento pari a 1.800.000 euro all'anno, troppo per il glorioso centro di cura del respiro che non riesce più a mantenersi. Ci sono pochi ricoveri anche in questo momento. Ilenia Querin, trevigiana, è una delle tante mamme che nel 2019 si mobilitarono davanti al Pio XII assieme ai bambini per un'opera di sensibilizzazione a più livelli sull'importanza delle cure preziose offerte a chi a causa dell'asma sin dalla più tenera età rischia di trascorrere le proprie giornate attaccato alla bombola di ossigeno. Allora l'impegno deciso della Regione Veneto riuscì a concretizzarsi in un contributo ben oltre il 1 milione di euro, ma il marketing sanitario di una struttura privata, ancorché convenzionata, non può essere in capo alla Regione, e in questi 3 anni la prosecuzione dell'attività non è andata di pari passo con un'azione forte per rendere visibili le evidenze terapeutiche di quell'unicum a livello europeo. Ci sono regioni come la Lombardia che non conoscono l'istituto e bambini che potrebbero appunto approfittare di questo ricovero, ma non ne vengono alla conoscenza. Quindi un disimpegno. Un disimpegno e secondo me poca pubblicità, e a monte secondo me alcuni medici potrebbero far di più per inviare i bambini in questa struttura. La notizia ha allertato il comune di Auronzo e l'assessore regionale alla sanità. Un incontro è previsto con la proprietà. La volontà è quella di non lasciare nulla di intentato. Con la cronaca rimaniamo nel Bellunese. Accoltellamento alla sagra di Polpette. La procura di Belluno procede per tentato omicidio, rissa e porto in regalo di armi. Nelle prime ore di questa mattina i carabinieri di Belluno hanno eseguito 15 perquisizioni domiciliari e personali a carico di altrettanti soggetti presenti alla rissa accaduta nella notte del 10 settembre durante il rito della tradizionale sagra paesana. Le perquisizioni sono state eseguite su ordine della procura nei confronti di persone che al momento non
risultano indagate, ma che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore persone in grado di fornire particolari sul grave episodio accaduto, un fatto su cui la procura e gli investigatori dell'arma intendono fare chiarezza al più presto. Chissà parli, questo l'invito dell'autorità giudiziaria. Ci spostiamo ora nel Trevigiano, serrata la lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ore i carabinieri di Treviso hanno concluso alcune attività che hanno portato all'arresto di due persone e al sequestro di droga e soldi. Il primo blitz dei carabinieri è scattato ieri a Chiarano, bloccato un 33enne di origini marocchine. I militari dell'arma durante un servizio perlustrativo si sono accorti di alcuni atteggiamenti sospetti dell'uomo. Immediato il controllo, lo straniero aveva addosso 2 grammi di cocaina, un panetto di circa 60 grammi di hashish ed altri 5 grammi della medesima sostanza che aveva nascosto all'interno di un calzino. Non solo, i carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione e materiali da taglio e confezionamento. Ed ancora, all'interno del bagagliaio dell'auto del 33enne è stata sequestrata anche una mazza da baseball. Mentre i militari procedevano con i controlli, il cittadino marocchino ha iniziato ad aggredire i carabinieri colpendoli con calci e tentando di morderli alle mani. È stato immobilizzato ed arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito anche per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Convalidato all'arresto, all'uomo incensurato è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con l'obbligo in particolare di rimanere in abitazione nelle ore notturne. Questa notte invece i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne di origine marocchine. Lo straniero è stato bloccato dai militari proprio appena aveva ceduto una dose di cocaina ad un cliente. Perquisito è stato trovato in possesso di 18 grammi di cocaina già suddivisa in singole dosi, 20 grammi di hashish e la somma di 860 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Infine a Villorbo nella serata di ieri in via Marconi, alcuni cittadini avevano segnalato un viavai sospetto da un parcheggio. Sul posto sono arrivati subito i militari che, nascosto all'interno di una siepe, hanno trovato e sequestrato un involucro contenente circa un etto di sostanza stupefacente del tipo hashish. Ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco con ancora tantissime notizie. Mezzogiorno e 15, Focus TG, bentornati in diretta. Continuiamo con la cronaca e ci spostiamo nel Vicentino. Aggressione notturna in centro storico, fermato ed espulso uno straniero. Aggressione in centro storico, fermato ed espulso il responsabile. Tutto è successo in nottata quando una pattuglia della squadra volanti è intervenuta a seguito della segnalazione della rottura di un finestrino di un'auto in sosta nella zona del quadrilatero all'angolo tra via Milano e via Firenze. Nell'intervento è stato sorpreso un cittadino tunisino di 44 anni con a proprio carico precedenti penali di varia natura e gravità mentre si aggirava con fare sospetto e con la mano destra sanguinata. Non lontano da lì un altro soggetto con il volto ferito e sanguinante che indicava il primo come responsabile dell'aggressione. Pertanto il questore Paolo Sartori ha emesso a carico del tunisino irregolare in Italia un decreto di allontanamento dal territorio nazionale. Non solo, nell'arco dei controlli interforze che si sono concentrati nelle aree calde del capoluogo sono state controllate 88 persone in tutto, di cui 35 straniere e 19 con precedenti penali. Al termine delle attività operative sono stati adottati provvedimenti di 2 fogli di via dal comune di Vicenza, 3 avvisi orali, 2 ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini extracomunitari che sono risultati irregolari e con a carico precedenti. Dovranno lasciare l'Italia entro 7 giorni. E con la cronaca ci spostiamo di nuovo nel Trevigiano. Aveva allacciato mediante un cavo elettrico su morsetti la linea telefonica della propria abitazione. Identificato l'utilizzatore abusivo, si tratta di un cittadino di origini nordafricane e dimorante in un piccolo comune della Pedemontana. L'uomo si era allacciato abusivamente da circa una ventina di giorni appunto alla linea elettrica. I carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, in collaborazione con la società erogatrice del servizio, hanno individuato il soggetto che è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Il danno è in corso di quantificazione. E ci spostiamo ora invece nel Bassanese. Pauroso incidente appunto a Bassano, dove è stato investito un ciclista. I residenti del quartiere si lamentano.
Ok. Ok, ok. Attenzione. Un ciclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto in centro a Bassano, a poca distanza dal Ponte Vecchio. L'uomo stava pedalando in sella la sua bicicletta sulla ciclabile di via Colbacchini e si è immesso su via Colombare, dove un'auto era ferma allo stop. Il conducente della vettura è ripartito e lo scontro è stato inevitabile. Per lo sportivo tante botte, un probabile trauma cranico con parecchie escoriazioni e un passaggio in pronto soccorso per verificare la situazione complessiva. L'automobilista e alcuni passanti si sono prodigati per aiutare il ciclista in attesa dell'ambulanza, ma i residenti del quartiere fanno notare che l'immissione della ciclabile su via Colombare potrebbe essere segnalata meglio. La segnaletica verticale presenta infatti l'avviso di fine ciclabile e per gli abitanti del quartiere servirebbe qualche cartello in più per avvertire i ciclisti che stanno entrando su una strada piuttosto trafficata, anche a terra dove c'è già comunque la linea d'arresto. Anche perché la presenza di una scuola e di un centro parrocchiale nelle vicinanze rende la viabilità molto delicata. E con la cronaca ci spostiamo a Castelfranco Veneto, nottata movimentata al Barbara Onda di via Borgo Treviso, dove il titolare e la sua dipendente sono stati percossi da alcuni clienti alterati di nazionalità marocchina. Per calmare gli animi sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione Castellana. Gli avventori si sarebbero scagliati contro l'uomo e la donna perché questi ultimi si sarebbero rifiutati di versare loro da bere. Gestore e dipendente hanno risposto, riportato lesioni lievi, guaribili in pochi giorni. Due soggetti sinora identificati dai militari dell'arma, cittadini di nazionalità, come abbiamo detto prima, marocchina, già noti alle forze dell'ordine, la cui posizione sarà posta al vaglio dall'autorità giudiziaria. E ci spostiamo ora invece nel Padovano, ancora vandalismi. Il comune di Veggiano è costretto a chiudere il campetto da calcio sintetico dove si ritrovavano i ragazzi a giocare del quartiere. Una scelta difficile e ben ponderata, con il comune di Veggiano costretto in accordo con la locale società di calcio a chiudere il campo di calcio a 5 in erba sintetica. Le porte erano state cambiate solo 3 anni fa e sono già state danneggiate, così come le reti che sono state invece sostituite per 4 volte nell'ultimo anno. Danni fatti alla comunità perché quel campo era affidato alla società che lo utilizzava per gli allenamenti delle squadre, ma lasciato ad accesso libero per trovarsi a giocare in compagnia. Con rammarico, scrive l'amministrazione sui social, il campo resterà chiuso almeno fino alla messa in sicurezza dello stesso. Per la riapertura si invitano tutti coloro che lo utilizzeranno a tenere un comportamento più rispettoso e un linguaggio più consono, visto che sarà frequentato da bambini di tutte le età. Di sicurezza, controlli dei carabinieri tra Abano Terme e Montegrotto. In un albergo trovati 3 lavoratori senza regolare contratto. Erano al lavoro, ma senza un regolare contratto, le 3 persone scoperte in un albergo di Abano Terme nel corso della vasta operazione di controllo dei carabinieri della compagnia, affiancati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei NAS di Padova. Per la struttura ricettiva è scattata una maxi multa di oltre 14.000 euro per somma di diverse sanzioni, dato che i militari del nucleo antisofisticazione hanno anche riscontrato assenza di prescritte condizioni igieniche nelle cucine. I carabinieri hanno fatto una serie di verifiche nei parchi cittadini e controllato 83 persone e 58 mezzi. Torniamo ora nel veneziano, un appello a tutte le istituzioni cittadine per intervenire contro il dilagare dei borseggiatori a Venezia. Secondo lei quanti borseggiatori si nascondono in mezzo a questa folla? Beh, quelle che noi vediamo sono le facili prede che ad oggi passeggiano per Venezia. Direi che ad occhio, a spanne, una decina di borseggiatori sono presenti in questo momento. Damiano Gizzi, presidente dell'associazione Cittadini Non Distratti, lo sa per esperienza. Come nei migliori romanzi gialli, il colpevole, o in questo caso i colpevoli, sono già presenti sul luogo del delitto. Piazza San Marco è stipata di turisti, ammassati, pressati, con borse e zaini in bella vista e lo sguardo distratto dai monumenti. È il paradiso dei borseggiatori.
Lorenzo Greco, anche lui volontario dell'associazione, invita una signora a tenere la borsa in una posizione più sicura. Come lui, altre decine di volontari, in stretto contatto con le forze dell'ordine, cercano di limitare un fenomeno dilagante e sempre più difficile da contrastare. Ormai i nuovi borseggiatori non si fermano neanche quando sono scoperti. Purtroppo sono diventati sì molto più aggressivi, sono sempre più numerosi e se ne aggiungono sempre di nuovi, e quindi la situazione è abbastanza difficile e degenerata, e quindi chiediamo appunto aiuto alle istituzioni. Un aiuto chiesto ufficialmente ai vertici di regione, comune di Venezia, polizia, carabinieri e polizia locale. Avete scritto anche al patriarca, perché? Patriarca sì, perché purtroppo questi borseggiatori a volte sfruttano minorenni, okay, o donne in gravidanza, e questi bambini sarebbe bene che cominciassero a frequentare la normale scuola e ad essere bambini normali come tutti, giocare e non rubare. Oltre ad un intervento efficace dei servizi sociali per la tutela dei minori, i cittadini non distratti chiedono un potenziamento delle squadre antiborseggio in borghese e un'idonea informazione. È stata fatta la richiesta di mettere una segnaletica, sia cartellonistica e anche segnali acustici a bordo anche dei mezzi pubblici di trasporto nelle zone di maggior afflusso turistico, per cercare almeno di avvisare i turisti di fare attenzione ai propri averi. Quest'ultima richiesta è stata già approvata per ora dalla sola municipalità di Venezia, Murano e Burano. È stata votata all'unanimità. Ora stiamo attendendo praticamente una risposta dagli organi competenti, dal comune. Da 1 a 10, quanto è grave la situazione? 10. Torniamo a parlare di sicurezza stradale. Nel Trevigiano sorpassi azzardati, guida senza patente sui mezzi non assicurati. I risultati, il bilancio di un mese di controlli per la sicurezza stradale della Polizia Locale di Vittorio Veneto. Per prevenire gli incidenti stradali, la Polizia Locale di Vittorio Veneto ha intensificato nel mese di settembre i controlli, anche alla luce dell'incremento di traffico legato alla ripresa della scuola e ai 63 incidenti rilevati dall'inizio dell'anno. 216 le violazioni al codice della strada riscontrate, tra sorpassi, mancate precedenze, 88 le multe per eccesso di velocità. Tra gli episodi da segnalare, quello di un motociclista residente a Dorsago che circolava senza patente su una moto non revisionata, priva di assicurazione, è sottoposta a fermo amministrativo, quello di un automobilista che guidava una vettura radiata e senza assicurazione, infine il caso di un giovane straniero sorpreso alla guida di un ciclomotore elettrico non immatricolato, senza patente né assicurazione. Un impegno importante quello che ha visto impegnata la Polizia Locale di Vittorio Veneto, nonostante la carenza di organico. A tal proposito, proprio in questi giorni è stato pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di 4 agenti. I nuovi arrivi consentiranno l'intensificazione dell'attività di pattugliamento e vigilanza per la sicurezza del territorio. E a proposito di sicurezza stradale, è nato ufficialmente dopo mesi di lavoro il tavolo per la sicurezza stradale dalla provincia di Treviso. Prefettura, forze dell'ordine, enti locali, ULS, associazioni, tutti schierati per limitare la piaga degli incidenti stradali. Ridurre gli incidenti stradali, diminuire i costi sociali, sanitari ed economici, educare la popolazione, soprattutto i più giovani. Gli obiettivi sono molteplici, ma il fine è soltanto uno: eliminare o quantomeno lenire la piaga dei morti e dei feriti sulle strade della Marca. Sullo sfondo l'estate più nera del recente passato, con decine di morti. Come a fine anni 90 si era intervenuti sulle infrastrutture, oggi bisogna agire in particolare sui comportamenti. Le rotatorie su tutte hanno cambiato il sistema viabilità della provincia di Treviso. Oggi non basta più, anche perché la rete sostanzialmente è una rete considerata sicura, è intervenuto questo fenomeno culturale dei device che sono diventati prevalenti nei pensieri delle persone anche quando si mettono alla guida dei mezzi, e questo è sbagliatissimo, non è compatibile, punto. Questo deve entrare nella testa di chi utilizza un'auto. Da qui il tavolo per la sicurezza stradale presentato al Sant'Artemio, nato dalla sinergia tra provincia, ULS 2, conferenza di sindaci, prefettura, forze dell'ordine, accanto a numerosissime associazioni del territorio, compresi i locali da ballo. È un lavoro che durerà anni, ma siamo sicuri che porterà certamente dei buoni frutti e la riduzione degli incidenti.
La task force si suddividerà in 4 gruppi di lavoro, uno a favore dei feriti e dei sopravvissuti, un secondo a supporto dei familiari delle vittime, un terzo gruppo si occuperà di sensibilizzazione e formazione, un quarto del miglioramento della viabilità. Resta la necessità di trovare un giusto mix tra prevenzione e repressione. Serve l'uno e l'altro, la prevenzione soprattutto, perché la persona capiscano quali sono i limiti di ognuno di noi. Dall'altra parte è opportuno sempre la presenza delle forze di polizia sulla strada, ma non tanto a fini repressivi quanto anche in quel caso a fini preventivi. Il progetto è aperto. Tutte le informazioni per partecipare sono reperibili sul sito www.tavolosicurezzastradaletv.it. Ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco con ancora tantissime notizie. Mezzogiorno e 30, bentornati in diretta con Focus TG. Vi abbiamo lasciato parlando di sicurezza stradale. Ora introduciamo un altro grande tema, la lotta allo smog. Tavolo tecnico ritrovato in provincia di Vicenza. Vediamo. Lotta allo smog e limiti alla circolazione che scattano a partire dal 1 ottobre, non senza la preoccupazione di automobilisti e amministrazioni. Stamane si è riunito il tavolo tecnico zonale tra i comuni del Vicentino per discutere delle misure, con l'ordinanza antitraffico che accompagnerà gli automobilisti per tutto l'inverno in base alle disposizioni previste dall'accordo di Bacino Padano. Sono emerse soprattutto le perplessità un po' di tutti i sindaci e di tutti gli assessori all'ambiente della provincia su queste ordinanze no smog, soprattutto sulla efficacia effettiva che hanno e sulle difficoltà che creano ai nostri cittadini. C'è il tema che non ci sono più coperture finanziarie per aiutare le persone a cambiare o efficientare le loro caldaie. C'è un tema molto di attualità che riguarda l'aumento ovviamente dei prezzi, insomma, al consumo, per cui tantissime persone stanno in realtà comprando stufe. C'è il tema soprattutto che tutte le analisi stamattina l'ARPA ve ne ha mostrata una particolarmente chiara e trasparente, che dimostra che in realtà fonte principale del PM10 sono il riscaldamento, seconda fonte deriva dall'agricoltura, quindi dalla zootecnia, e solo in realtà in misura diciamo percentuale ma contenuta la circolazione delle macchine. Misure che in allerta verde, quindi sotto i limiti massimi di PM10, in centro storico e nella prima cintura urbana Vicenza, prevedono il fermo degli Euro 4 diesel. Mettendo insieme le vetture Euro 0, 1, 2, 3 e 4, si calcola che a Vicenza saranno 23.500 le macchine che dovranno restare spente. Basteranno poi 4 giorni consecutivi di sforamento del PM10 per bloccare anche i diesel Euro 5. Sindaci e assessori all'ambiente perplessi sull'efficacia e le difficoltà che crea ai cittadini la misura. E il Comune di Vicenza ha proposto una deroga all'ordinanza per andare incontro alle esigenze dei cittadini. La deroga prevede che tutte le persone che vivono in città o hanno un luogo di lavoro a Vicenza possano utilizzare le loro macchine nel tragitto di andata e di ritorno da casa al luogo del lavoro. E a proposito di grandi temi, un grande caldo tema nel Vicentino è quello della TAV. Nei giorni scorsi un'assemblea cittadina per illustrare il progetto. Incontro blindato, quello al Teatro Comunale di Vicenza, dove non sono mancate le contestazioni. Teatro gremito per l'assemblea voluta dall'amministrazione per illustrare a tutti i cittadini interessati dal percorso TAV il progetto definitivo del secondo lotto funzionale, l'attraversamento di Vicenza a cura di RFI e IRICAV 2. Dico già che non ci saranno grossi cambiamenti rispetto al preliminare, di fatto è lo stesso progetto, più puntuale in alcuni aspetti, come ad esempio gli espropri, come ad esempio le cantierizzazioni, la programmazione dei lavori, e lavoreremo anche per rispondere alle domande dei cittadini che sono già pervenute attraverso un sistema di raccolta e che troveranno risposta principalmente dai tecnici IRICAV. Queste le osservazioni elaborate dal Comune per contenere le ferite che l'opera comporterà necessariamente. Al centro la questione del viadotto degli Scaligeri. L'idea è di fare delle osservazioni che possano intanto, per esempio, tenere conto dei problemi dell'abbattimento del ponte di via Scaligeri, che è l'ingresso principale della zona ovest della città, e quindi bisogna capire come
si può intervenire sulle modalità costruire, cioè evitare l'abbattimento completo oppure no. Stiamo cercando di ragionare su questo con IRICAV, stiamo ragionando sui corridoi verdi, cioè in particolare quindi su tutti i pannelli fonoassorbenti per il rumore, sull'impatto del verde, soprattutto per recuperare delle aree che vengano poi destinate dopo gli espropri di IRICAV al comune, che possa farne una destinazione verde, green, che possa dare spazi anche alla cittadinanza, come parco giochi, piste ciclabili nuove e tutto ciò che può servire per compensare un'opera comunque che porta un impatto sul territorio importante. La TAV è un'opera che ormai è avviata, il progetto approvato nel 2017 è cristallizzato dopo il voto del Consiglio Comunale con l'epoca Variati e soprattutto con la delibera CIPE del 2020, non ci sono scostamenti particolari dal punto di vista progettuale, il 98% è di fatto riportato nel progetto definitivo rispetto al progetto preliminare, gli espropri naturalmente sono di vario genere, dalle demolizioni più ampie come case e qui ci sono circa 200 persone coinvolte e dall'altra parte anche abbattimenti parziali o espropri parziali, meno impattanti ovviamente, ma che comportano comunque un disagio. Dovremo cercare di stare vicini ai cittadini, di assisterli in questa procedura. E dopo l'assemblea pubblica al Teatro Comunale di Vicenza, questa è l'ira dei residenti e comitati. Ed è così che il Teatro Comunale di Vicenza si è trasformato per qualche ora in un vero e proprio stadio. Erano quasi 400 le persone presenti per l'assemblea pubblica voluta dall'amministrazione comunale per cercare di chiarire dubbi e dare risposte al percorso TAV nel progetto definitivo a cura di RFI IRCAV 2, e le proteste non sono di certo mancate. Io mi sento da questo progetto violentata e devo dire che non è il problema del treno, perché noi ci accusano no al Dal Molin, no TAV, siete quelli del no, non è vero, perché noi diciamo no alle stupidaggini, noi diciamo no alle scelleratezze che possono compiere nel nostro territorio. Vergognatevi, vergognatevi, è stata fatta sulla testa della gente, sulla testa. Io sono una cittadina di Vicenza Est del quartiere San Pio X, quindi sostanzialmente non sarò interessata direttamente dal raddoppio della ferrovia. È ovvio che quando si parla di un progetto così, Vicenza, le strade di Vicenza sono quelle, significherà traffico, smog, polveri a tutti i giorni per tutti, quindi per questo anche a Vicenza Est c'è un gruppo di persone che cercano di informare e di informarsi contro l'inutilità e la dannosità di questo progetto. Tante domande sono state poste chiedendo appunto l'opzione demolizioni zero, l'applicazione dell'RTMS. Allora noi le risposte, almeno personalmente, la risposta che sta dando l'ingegnere di IRICAV non mi soddisfa, perché parla nei nodi sì, Milano è un nodo, Roma è un nodo, Firenze è un nodo, anche Vicenza è un nodo. Ricordiamo che RFI spenderà 2,7 miliardi del PNRR per dotare di questa tecnologia 4.220 chilometri di ferrovie italiane. Perché non farlo anche a Vicenza? L'opera è devastante, impattante, possiamo evitare la devastazione della città. Mi fa male il cuore, cioè, mi fa veramente male, perché io posso anche dire, e poi un cantiere che dura 9 anni, dicono 9 anni, ma se per fare mettere giù una tubatura del gas, già nella mia via è da marzo che sono lì per le tubature del gas o fibre ottiche, quindi parliamo di 9 anni in un'opera così. Noi chiediamo che venga valutata l'opzione a demolizione zero, cioè applicare la tecnologia per la zona di Vicenza e evitare abbattimenti, devastazione, costruzione di strade inutili che andrebbero solo a portare altro smog e altro traffico in questa città già inquinata e già molto trafficata, e vogliamo semplicemente che siano ridotti gli impatti il più possibile su tutta quanta la linea e tutta quanta la progettazione. Torniamo a parlare del crack della Banca Popolare di Vicenza. Ieri la discussione della difesa di Zonin, abbiamo sentito quali sono le aspettative delle parti civili in attesa della sentenza fissata per il 10 ottobre.
È la giornata di Gianni Zonin. Oggi al processo d'appello per il crack della Banca Popolare di Vicenza parla la difesa dell'ex presidente nell'aula bunker a Mestre. Processo in dirittura d'arrivo con altre due udienze dedicate alle discussioni dei legali difensori degli altri imputati. C'è attesa e aspettative tra le fila delle parti civili per la sentenza fissata per il 10 ottobre. Io come parte civile logicamente mi aspetto una conferma della sentenza di condanna con una piccola revisione per quanto riguarda le posizioni assolutorie degli due indagati imputati che sono stati assolti in primo grado. E staremo a vedere. Comunque la speranza di noi tutti è che vengano confermate le sentenze di condanna e le statuizioni civili. E poi per quanto riguarda le parti lese c'è la speranza di avere dei risarcimenti? Purtroppo non mi sento di poterlo garantire, per come è stato impostato il dispositivo della sentenza di primo grado sarà difficile riuscire ad ottenere giustizia in sede penale. E ci sarebbe bisogno di andare in sede civile con tutte le difficoltà, i tempi, i costi che ne derivano, per cui ritengo che ahimè l'unica fonte di soddisfazione per tutti i soci rimasti truffati e danneggiati sia stata quella del FIR, cioè del Fondo Indennizzo Risparmiatori, e più in là sarà difficile andare. Ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco con ancora tantissime notizie. Focus TG, bentornati in diretta. Ci siamo lasciati nel vicentino con un grande processo, quello della Banca Popolare di Vicenza. Ora ci spostiamo nel veneziano con un altro processo, quello di Fincantieri, chiesto il rinvio a giudizio per 32 persone, l'udienza preliminare il 24 novembre. Le varie accuse sono di sfruttamento di lavoratori e corruzione. Il cosiddetto metodo Fincantieri finisce in tribunale. La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio di 32 imputati accusati a vario titolo di sfruttamento dei lavoratori stranieri impiegati nella costruzione delle navi e di corruzione tra privati sulle somme di denaro e costosi regali che alcune imprese subappaltatrici avrebbero donato a dirigenti e funzionari della società che gestisce i cantieri navali più importanti del paese e a un architetto di Costa Crociere in cambio di favori o nuove commesse. L'udienza preliminare è fissata il 24 novembre. I dipendenti di Fincantieri imputati sono 15. Nei confronti del direttore dello stabilimento di Marghera è rimasta in piedi solo l'accusa di sfruttamento dei lavoratori, mentre l'iniziale ipotesi di corruzione è caduta e la procura ha chiesto per lui l'archiviazione. Di corruzione è accusato anche l'architetto Lorè di Costa Crociere. I sindacati si augurano di ottenere le risposte che attendono da tempo. Questo problema dello sfruttamento in Fincantieri è un problema che abbiamo sollevato noi ancora tanti anni fa presentando un esposto in Procura della Repubblica. Noi adesso attendiamo gli esiti di quell'esposto e quello che ne verrà fuori. Ripeto, siamo fiduciosi che la magistratura insomma faccia il suo lavoro e ci dica cosa effettivamente è successo dentro quel cantiere, che cos'è nei dettagli, anche se non un'idea ce l'abbiamo, questo modello Fincantieri. A supporto delle ipotesi d'accusa le dichiarazioni di molti imprenditori che hanno lavorato in subappalto per Fincantieri, quasi tutti albanesi o del Bangladesh, e le confessioni dei consulenti del lavoro già implicati nel processo al clan dei Casalesi di Eraclea, che si occupavano delle buste paga. La procura fa inoltre riferimento a una serie di intercettazioni che secondo gli inquirenti dimostrerebbero l'esistenza di questo metodo Fincantieri e la piena consapevolezza da parte di dirigenti e funzionari che imponevano alle ditte subappaltatrici prezzi troppo bassi per realizzare le lavorazioni previste, impossibili da sostenere se non abbassando i compensi agli operai costretti a turni massacranti. Secondo la procura era Fincantieri a fissare il prezzo e solo apparentemente vi era un'offerta da parte di chi doveva svolgere le previste lavorazioni nelle grandi navi in costruzione. E ora apriamo e approfondiamo la grande pagina della politica, sì, perché dopo il tracollo delle politiche in casa Lega c'è chi fa autocritica. Le politiche del 25 settembre sono andate ormai in archivio e la Lega del Bassanese si interroga sui motivi della debacle che ha portato il Carroccio a perdere in una roccaforte come Bassano ben 19 punti percentuali sulle elezioni del 2020. In casa Lega c'è chi fa autocritica. C'è da fare molto, c'è
soprattutto da riconquistare quei voti che sono andati da altre parti. Il perché, ci sono tanti perché, ci possono essere tante motivazioni, ma il partito è un partito sano che deve solo fermarsi un attimo, riflettere, parlarsi tranquillamente e ricominciare. Ormai è chiaro che fra le cause che hanno portato al tracollo della Lega in alcune zone c'è la mancata risposta ai problemi dei cittadini riguardo l'US 7 pedemontana, ma in generale sembra essere venuto meno quel rapporto stretto fra la politica e il territorio. L'unica cosa da fare è intercettare il malcontento e capire come mai l'elettorato in questo momento non ha dato fiducia alla compagine della Lega e ricominciare da lì per essere presenti alle prossime tornate elettorali con programmi, idee e persone che rappresentino il nostro territorio e che diano le risposte che le persone si aspettano. E Massimo Bitonci analizza il risultato elettorale della Lega e non risparmia una frecciatina al governatore Zaia. Il momento delicato che sta vivendo la Lega in Veneto servirà per ristrutturare e ripartire dal territorio. A dirlo è l'onorevole Massimo Bitonci, che non nasconde la delusione per il risultato ottenuto a livello nazionale dal Carroccio, ma sottolinea come nei comuni dove l'amministrazione locale ha fatto una campagna elettorale di ascolto dei cittadini, i risultati hanno retto l'onda d'urto di Fratelli d'Italia. Ma c'è vista differenza nei comuni dove i sindaci hanno fatto campagna elettorale, hanno lavorato e quelli no? E qui il pensiero di molti cittadini va ad esempio a Bassano, roccaforte Lega che dall'insediamento di Elena Pavana nel 2019 ha perso quasi il 20% e nell'ultima tornata ha fatto segnare un deludente 12%. Bitonci però analizza il futuro della Lega guardando a cosa c'è da fare per il Veneto e per l'Italia. E noi adesso dobbiamo pensare soprattutto all'azione di governo, perché passata la campagna elettorale le famiglie e le imprese si aspettano una risposta immediata. Due i temi che su tutti sono costati alla Lega il calo di consensi a livello locale. In primis la sanità. Mancano i medici condotti. Cioè, se mancano i medici condotti vuol dire che c'è un problema, perché la gente ha a che fare con i medici condotti. Quindi dobbiamo chiederci anche cosa non funziona. Poi l'autonomia. Il tema dell'autonomia, sappiamo che, e penso che l'abbiano capito i cittadini, che con i 5 Stelle o con un governo così era difficile portare a casa l'autonomia, quindi la possibilità ce l'abbiamo adesso. In conclusione, Bitonci si sofferma anche su un altro aspetto, e cioè che l'attività di governo avrebbe in questi anni penalizzato la Lega, e non manca una frecciatina a chi governa la regione. Chi è che ci ha chiesto di entrare al governo? Certamente non io e gli altri, perché io non ero molto favorevole, insomma, a entrare in un governo di ampia coalizione, sapendo benissimo che ci sarebbero stati degli ostacoli molto importanti. Ce l'hanno chiesto proprio i governatori e il popolo delle partite IVA, dei grandi, anche i grandi imprenditori, Confindustria. Quindi essere stati un po' penalizzati dopo aver fatto una scelta di questo tipo, insomma, bisogna un po' ragionarci sopra. E nel frattempo è già 8 ministri, con alcuni padovani che potrebbero essere inseriti nella lista che sarà presentata al presidente Mattarella. Dalla presidente del Senato uscente Maria Elisabetta Alberti Casellati, berlusconiana della primora rieletta in Basilicata, alla padovana d'adozione Elisabetta Belloni, direttrice del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, i servizi segreti italiani, parlando di quote rosa. Da senatore riconfermato, padovano di Madre Veneta Adolfo Urso, attuale presidente del Copasir, al salviniano di ferro Massimo Bitonci, confermato a Montecitorio per la Lega in campo maschile. È già 8 ministri, con la presidente del Consiglio in pectore Giorgia Meloni al lavoro sugli impegni del futuro governo appena chiuse le urne. Una lunga esperienza nelle istituzioni per la Casellati, più volte sottosegretario, membro laico del CSM, prima donna presidente del Senato. Una lunga esperienza da funzionario dello Stato per Elisabetta Belloni, grande conoscenza della macchina amministrativa anche per Adolfo Urso, vice ministro alle attività produttive e al commercio estero in corsa per il Viminale. Ma tra i veneti restano alte le quote di Carlo Nordio, il magistrato trevigiano del processo Mose, a cui potrebbe andare il dicastero della giustizia.
anche. Abbiamo chiesto ai padovani quali sono le aspettative che hanno nei confronti di questo nuovo governo. Ecco, come ci hanno risposto? Secondo lei su che cosa devono lavorare subito? Purtroppo hanno lasciato i precedenti, tante cose purtroppo che non vanno. Ci sono tante cose comunque, ecco, tantissime. Bollette? Soprattutto bollette. A me è arrivata la bolletta della luce il doppio di 2 mesi fa, da 43 a 85 le bollette. Adesso mi arriverà l'acqua, che mi arriva generalmente 180-190 di acqua. Non so cosa che mi arriverà. Deve lavorare per aiutare innanzitutto le imprese, le medio-piccole imprese, non le grosse imprese. E quello è fondamentale. E io parlo anche per me. E le famiglie in generale, proprio i problemi, quelli che si sentono tutti i giorni e che sono poi più importanti. Lei conta su una detassazione, per esempio? Sì, un aiuto così, qualche agevolazione in più, anche per l'assunzione di dipendenti se necessario. Proprio un aiuto in questo senso, più che dei ristori che secondo me servono finché servono e il discorso muore là. C'è proprio una questione più a monte. Dovrebbe lavorare, secondo me, nell'ascoltare i bisogni veri della gente e non tutta quella campagna elettorale che hanno fatto, populista, che secondo il mio punto di vista, da tutto l'arco parlamentare, non è servita a nulla e non ha convinto nessuno. Il 36% dei non votanti lo dimostra. La prima cosa importante per me è l'Europa, quindi lei domani e dopodomani deve andare in Europa a presentarsi, questa è la cosa importantissima. Se lo fa, fa un gran passo in avanti, quindi dà conferma su questo. Poi per me tutte le altre cose vengono dopo. Un intervento anche sulla magistratura, perché a questo punto non si può andare avanti con processi che durano 20 anni. È assurdo, è inutile e è il contrario tra l'altro alle direttive della Comunità Europea. Quindi uno dei punti in cui bisogna mettere le mani è che è quello. Proprio le bollette, che le bollette sono carissime e non sappiamo come pagarle. L'energia elettrica, le bollette, il lavoro. Bollette sono una grande preoccupazione. Sì, sì, soprattutto per le imprese, per noi privati, insomma in qualche modo ci arrangiamo, però le imprese che rischiano di chiudere, i locali, i ristoranti. Sgravi fiscali, lavoro, scuole, ambiente, queste tra le richieste dei mistrini al nuovo governo. Cosa si chiede alla politica oggi? Di essere vicino ai cittadini. Che si traduce in quali azioni concrete? Azioni politiche non personali. Il lavoro, le pensioni e tutte le fasce più deboli. In particolare per quanto riguarda gli aspetti ecologici e culturali, perché molto probabilmente il territorio è più attento e magari anche più sensibile a quelle che possono essere le soluzioni da portare e da valorizzare. La pulizia delle città, la sicurezza, quelle che da sempre, cioè le cose che si chiedono e che però purtroppo spesso e volentieri non si vedono concretizzate in effetti. Delle cose pratiche della gente e anche comunque avere un'attenzione per gli aspetti dell'Europa. Io personalmente sono europeista, per cui penso che non bisogna uscire dall'Europa assolutamente, anzi essere ancora più presenti. Sappiamo tutti che manca un po' di serietà, un po', ecco, una visione lunga sul futuro. Naturalmente le persone con i capelli bianchi come di me devono lasciare lo spazio ai ragazzi più giovani. Chiudiamo così la pagina politica e torniamo a parlare di caro energia. Anche il comparto della moda stima un'importante perdita di fatturato nei prossimi mesi, appunto a causa del caro bollette. L'appello al governo: ridurre il cuneo fiscale e bonus per acquistare maglie di lana. Poi entro i prossimi mesi stimiamo una perdita del 10% delle aziende che chiuderanno entro i prossimi 3 mesi. Se noi pensiamo anche a questa bella piazza, chiudere un 10% dei negozi diventa devastante. Se pensiamo che i negozi sono l'ossatura, la struttura che consente, diciamo, la vitalità delle nostre piazze, del nostro turismo, delle nostre spiagge, ben 35 milioni di presenze nelle nostre spiagge venete, comincia a diventare una cosa di cui doverci pensare sopra molto seriamente.
Come per molti altri settori, anche il comparto moda stima un'importante perdita di fatturato nei prossimi mesi a causa del caro bollette. Dopo la botta subita con la pandemia, ora anche gli aumenti esponenziali potrebbero portare molte aziende a chiudere definitivamente. Durante la pandemia il settore della moda non è che abbia fruito di grandi contributi dello Stato, è stata una lotta impari per ottenere poco. Oggi ci capita anche questa mazzata che, faccio un esempio, con la stagione estiva torrida abbiamo dovuto tenere accesi i nostri climatizzatori, raffreddare per avere i clienti in negozio, altrimenti non era possibile lavorare, e questo ha ridotto e assottigliato quei pochi margini, per non dire molte volte trovarci in perdita. La richiesta al governo è una: di abbattere il cuneo fiscale, di venirci incontro in qualche modo con il caro bollette e di abbattere anche i costi dell'affitto portandoli in credito d'imposta. Per quanto riguarda il freddo che molte famiglie dovranno affrontare, non potendo accendere i riscaldamenti quest'inverno, chiediamo un bonus per le famiglie da poter spendere nei nostri negozi per comprare maglie di lana, per comprare, diciamo, quello che può essere riconducibile a un'economia circolare, a un consumo di materia prima, e lasciare, diciamo, quelli che sono sintetici non riciclabili, ma soprattutto per riscaldarsi quando non si può con il riscaldamento o non si potrà con una maglia di lana. Ci spostiamo ora nel Trevigiano, al via alle Fiere di San Luca, quest'anno alle prese con il caro bollette. Il caro bollette si sta facendo sentire, parliamo del doppio del consumo elettrico, sì. Rimanendo stessi giorni purtroppo si incide molto. Niente, manteniamo i prezzi e speriamo solamente che venga più gente. Tornano le fiere di San Luca pur in un momento economicamente difficile per tutti. Nessun ritocco ai prezzi, dice il presidente delle fiere, nonostante il caro bollette. Inciderà sicuramente sui guadagni, però d'altronde non possiamo fermarci, ecco. Non si fermano e da sempre sono un momento importante per tutto il territorio trevigiano e i suoi cittadini. Al via il 7 ottobre con l'inaugurazione, si protrarranno per 3 weekend, fino a domenica 23, quando ci sarà la festa di chiusura. Il programma di quest'anno tra tradizione e novità. E le attrazioni sono sempre le stesse, si riconfermano, lo spazio purtroppo essendo limitato non dà grande sfogo a delle grandissime novità, al di fuori di una che è la Casa di Cristallo, che si ripresenta dopo diversi anni che mancava. Un evento che si rinnova nonostante i tempi non semplici. Anche in momenti difficili è indispensabile trovare quei piccoli momenti di serenità che ci fanno anche affrontare la vita con un sorriso, pur consapevoli delle difficoltà. Ed è sempre nel Trevigiano, i locali ieri sera hanno spento la luce per cenare al lume di candela e agli esercenti un segnale che deve arrivare al nuovo governo. E quindi dai, perché non proviamo a spegnere le luci e come lavoriamo? Con le candele. È una protesta silenziosa e un po' provocatoria. Gli hanno dato il nome Controcorrente, un modo efficace per far sentire la voce dei ristoratori in tutto il territorio nazionale. Ristoranti, pizzerie e botteghe hanno deciso di spegnere le luci ed accendere le candele in segno di protesta contro i rincari del costo dell'energia elettrica. In tutta la provincia di Treviso il malcontento si sta allargando a macchia d'olio. Le bollette in questo e in altri ristoranti sono diventate insostenibili. Gennaio-agosto 2021 la spesa energetica era di 12.356 euro, lo stesso periodo del 2022 siamo a 28.501. È stato un aumento dell'oltre 130%. Una cosa che non è sostenibile, e in più annuncio di ieri si prevede per l'autunno un aumento del gas del 40%, dell'energia del 60%, non so che Natale andremo a fare. L'auspicio è che il futuro governo prenda celermente dei provvedimenti per calmierare questi aumenti. Siamo solo all'inizio, perché adesso ci attendiamo la botta del gas e speriamo di poterla supportare, perché altrimenti è un punto di domanda, cosa facciamo? Frigoriferi sempre accesi, fornelli e riscaldamento, costi irragionevoli che potrebbero compromettere tante attività. Nel frattempo si pensa di allargare l'iniziativa ad altri giorni della settimana, scongiurando degli aiuti economici per la categoria. Sarà replicata tutti i martedì per l'intero periodo invernale, nella speranza che non si debba allargare anche al mercoledì, perché se gli aumenti saranno ancora superiori dovremo pensare ad altre serate al risparmio.
E ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco con ancora tantissime notizie da tutto il territorio. Focus TG, bentornati in diretta, come sempre vi terremo compagnia fino alle 13.30 con tanta cronaca ma anche tanta attualità, e rimaniamo nella pagina del caro energia e ci spostiamo nel bassanese, perché il caro bollette mette in ginocchio le piscine appunto del territorio e grande la preoccupazione per i prossimi mesi. L'ultima ricevuta relativa al mese di agosto, quindi parliamo di un mese caldo, siamo partiti nel 2019 con una bolletta che era intorno ai 3.000-3.500, la bolletta che è arrivata l'altro giorno sono 12.700 euro per un mese caldo. Adesso vediamo al trimestre con grande timore e paura. I rincari record di energia elettrica e gas fanno paura. Gli importi delle bollette sono un vero e proprio incubo e l'arrivo della stagione fredda non farà che peggiorare una situazione già pesante. Dopo le difficoltà dovute al Covid, ora sono i costi ad abbattersi come una nuova tempesta sugli impianti natatori. È drammatica perché non c'è prospettiva nei prossimi mesi. Molti impianti stanno già valutando la chiusura dicembre, gennaio, febbraio, perché probabilmente fino a novembre-dicembre il settore regge con le proprie finanze, ma abbiamo visto anche la caduta del governo, non è propositiva, il decreto aiuti ter è bloccato nella parte attuativa, per cui i finanziamenti attualmente non ci sono. Il nuoto questa volta rischia davvero di affogare, travolto dall'ondata inarrestabile del caro bollette, e il settore chiede di agire in fretta con azioni concrete e immediate prima che sia troppo tardi. Il taglio delle bollette, devo dire che il 50% sul costo per noi è fondamentale. A pensare di parlare ancora di crediti di imposta o altri palliativi purtroppo non è funzionale. Crisi energetica e crisi idrica, due facce della stessa medaglia, affrontate dal Consiglio Provinciale Bellunese, che ha approvato un atto di indirizzo che è un forte atto politico per la tutela della risorsa idrica montana e che sollecita investimenti per la costruzione di bacini di accumulo in alta pianura. Un atto di indirizzo che è un atto politico forte che il Consiglio Provinciale oggi ha consegnato nelle mani del Presidente Roberto Padrin, perché la provincia vuole essere protagonista in un momento storico estremamente delicato. Il tema è quello dell'attuale crisi energetica e della sofferenza idrica che anche la montagna nei mesi scorsi ha dovuto affrontare in tutta la sua gravità. Il problema energetico è un problema ormai contingente che tocca tutti e tocca le famiglie, ma quest'estate ha toccato veramente tanto il problema legato alla siccità, e allora è chiaro che bisogna cercare di fare degli interventi e dobbiamo farli anche in tema preventivo e anche di investimenti. Dalla richiesta di aumentare la tassazione degli extra profitti conseguiti dalle aziende di distribuzione di energia e gas a risparmio energetico, fino alla partecipazione della provincia al protocollo d'intesa promosso da autorità di bacino e Regione Veneto per realizzare entro il 2025 un programma di attività finalizzate all'uso sostenibile della risorsa idrica. Una battaglia pluridecennale che il bellunese, sempre con garbo, questa volta vuol definire una volta per tutte. Non è che siamo qui per tenerci l'acqua e per fare azioni che vanno in contrasto e vogliono mettere in difficoltà nessuno, però qui dobbiamo cercare di fare un piano di investimenti contro gli sprechi. È una risorsa l'acqua che non può essere sprecata, dobbiamo lavorare sugli acquedotti, sicuramente lo facciamo in provincia di Belluno, lo dovranno fare anche le altre province, ma anche sugli impianti di irrigazione ci vogliono degli investimenti seri. E ritorna la sollecitazione di costruire bacini di accumulo in alta pianura da affiancare agli esistenti bacini montani. Anche questa è una possibilità che va ovviamente valutata insieme all'autorità di bacino, insieme alla Regione Veneto, affinché veramente si possa risolvere questa questione. E Cornedo Vicentino, a proposito di caro energia, è stato tra i primi comuni del territorio a spegnere le luci in città in previsione del caro bolletta. Il sindaco Francesco Lanaro, così, soluzioni che oggi non bastano più, il governo non si dimentichi di noi. Spegnere l'illuminazione pubblica comunale in ottica del caro energia oggi è all'ordine del giorno, ma se guardiamo anche solo a pochi mesi fa, abbassare le luci in città non era una scelta condivisa da molti. E Cornedo Vicentino, ancora in tempi non sospetti, è stato uno dei primi comuni nel territorio ad intuire l'importanza della scelta. Cornedo Vicentino aveva una spesa storica circa di illuminazione pubblica di 180.000 euro annui. Con gli incrementi che si prevedevano in quel periodo circa del 40-50%, lo spegnimento notturno ci ha permesso di abbattere questo
incremento di circa il 40%. Se da 180.000 euro si prevedeva di arrivare a 250, con lo spegnimento notturno abbiamo recuperato circa 65.000 euro e quindi di fatto annullando quelli che erano gli incrementi. Scelta lungimirante che però oggi non sembra bastare. Agosto è stato un mese drammatico, ci dicono i dati dei mercati energetici, sia dal punto di vista del gas, sia dal punto di vista dell'energia elettrica. Attendiamo questa batosta che ci deve arrivare, la attendiamo consapevoli che ci deve arrivare, ma consapevoli anche che tutto quello che era nel mio potere l'ho fatto e sono certo lo faremo ancora di qui in avanti. E in questa situazione di assoluta emergenza, quello del sindaco Francesco Lanaro è un appello forte e chiaro al nuovo governo. Un appello che devo fare e che mi sento l'obbligo di fare come sindaco al neo governo che si insedierà da qui a breve è quello di veramente andare ad aiutare non solo le famiglie, non solo le nostre aziende, le nostre imprese che sono il nostro tessuto socio-economico, ma anche gli enti locali, perché questi tipi di rincari non sono sostenibili dai bilanci dei nostri comuni. Rimaniamo nel Vicentino, protesta in Piazza dei Signori per il secondo mercoledì di fila contro il caro bollette. Commercianti, imprenditori e cittadini del Vicentino chiedono interventi immediati. Sentiamo la loro voce. Il futuro lo vedo molto incerto e spaventa tanto per le persone giovani, spaventa per tutti, ma anche per chi ha il desiderio comunque di crearsi un futuro, fare una famiglia, ma si chiede anche semplicemente come potrà mettere al mondo un figlio se comunque le condizioni sono queste. Difficile immaginare il futuro per tanti degli imprenditori, cittadini, commercianti che si sono riuniti in Piazza dei Signori a Vicenza per il secondo mercoledì di seguito per protestare contro il caro bollette e chiedere interventi urgenti. Tante le storie e le preoccupazioni. Io ho l'attività, io le bollette le pago mensilmente perché ho parecchi kilowatt, in media pagavo sui 570, l'anno scorso ho pagato 570 in luglio di quest'anno ho pagato 2.400 euro, cioè sono tante e sto aspettando quella di agosto. E siamo avanti sempre di più occhi chiusi, non sai il futuro che ti aspetta perché stai vivendo nel terrore. Ho aperto un altro punto vendita nel paese vicino, dove sarei l'unico macellaio tra l'altro. Devo dire che era partita anche abbastanza bene, ho aperto a giugno, fino a quando è arrivata la bolletta che supera il fatturato. E la prossima non la potrò pagare, quindi me lo farò dire dai nostri politici come le pagherò. Magari me lo dicono loro, lo farò. Però so già che la prossima non potrò pagarla e so già che sarà superiore all'altra. Un grido collettivo, fare qualcosa subito, a rischio attività, lavoro e di conseguenza la tenuta sociale del paese. Ci siamo trovati ad avere una bolletta che partiva inizialmente mediamente sui 25.000 euro e ad oggi, se noi produciamo a ritmo normale, ci aspettiamo una bolletta di 150.000 euro che diventa una bolletta impagabile. Per il momento ce la facciamo, noi abbiamo fatto il conto tra un paio di mesi e poi dobbiamo mettere per forza mano al personale. Abbiamo 15 dipendenti e collaboratori più che dipendenti perché sono quasi come fratelli, ma purtroppo alternative non ne abbiamo. E intanto avanza l'ipotesi di continuare con le manifestazioni. C'è la volontà come comitato di coinvolgere anche le province vicine a noi ed è appunto in programma, adesso abbiamo alcuni contatti, vediamo se per la prossima settimana già riusciremo a mettere in piedi una manifestazione, comunque se non fosse la prossima settimana sarà nel più breve tempo possibile. La cronaca ci riporta nel Padovano, notizia dell'ultimo minuto, è stata fermata la fidanzata di Mattia Caruso, Valentina Boscaro, per l'omicidio del trentenne. Accoltellato a morte nella notte tra domenica e lunedì, l'uomo era morto appunto a causa delle ferite, ve l'abbiamo raccontato. Questa la svolta nelle indagini relative appunto alla morte del trentenne, ucciso con una profonda coltellata al cuore. Diversi punti oscuri su cui la procura e i
carabinieri stanno indagando. La sera di domenica del 25 settembre Caruso era ai laghi di Sant'Antonino con la fidanzata ed è stata proprio lei a raccontare agli inquirenti cosa sarebbe accaduto quella notte, un racconto però che ha subito suscitato diversi dubbi. Se chiaramente ci sono degli aggiornamenti ve li racconteremo in tempi reali. Ora torniamo a parlare del caro bollette, ci spostiamo nel veneziano perché c'è ancora una settimana di tempo per presentare le domande di aiuto tramite il bando del comune per far fronte al caro bollette. I residenti nel comune di Venezia hanno tempo fino alle ore 12 di giovedì 6 ottobre per presentare la domanda che permetta di beneficiare di un aiuto economico per sostenere gli effetti del caro bollette. Abbiamo stanziato 1,5 milioni di euro di risorse del comune per sostenere le famiglie meno abbienti in questo momento difficile. È possibile attraverso la procedura online quindi chiedere il bonus energia, che è un bonus di fino a 250 euro che consente di aiutare le famiglie nel pagare le utenze domestiche, che saranno ovviamente aumentate sia quelle di questi mesi sia quelle dei prossimi. Per fare domanda sono richiesti dei requisiti minimi essenziali: essere residenti nel comune di Venezia da almeno 2 anni continuativi, avere un ISEE pari o inferiore a 20.000 euro e disporre di SPID CIE CNS. Nel caso in cui non si disponga dell'attestazione ISEE ma si ipotizza di averlo pari o inferiore a 20.000 euro, è sufficiente avere a disposizione la dichiarazione sostitutiva unica che viene rilasciata contestualmente alla richiesta di ISEE, presentata tramite CAF o online sul sito dell'INPS. È il giusto contributo che il Comune vuole dare, sapendo che non è risolutivo, sapendo che servirebbe un ulteriore impegno dello Stato, sapendo che serviranno ulteriori risorse da parte dell'ente statale. Però ecco, anche il Comune vuole fare la sua parte, non vuole semplicemente limitarsi a fare richieste al Governo, è riuscito a trovare le pieghe del bilancio in un anno particolarmente difficile anche per il Comune, perché ha visto anche il Comune le spese aumentare drasticamente, di trovare le risorse per mettere in campo questa misura. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente con modalità telematica attraverso il portale dedicato del comune Dime. E sono più di 100 le chiamate dai cittadini che ogni mese il Vicentino registra allo sportello telefonico A Vicenza non sei solo, uno sportello appunto nato in era Covid, aperto ancora oggi in supporto alla cittadinanza. Prima il Covid, ora il caro energia. È sempre più complessa la situazione che vivono ogni giorno i cittadini tra l'ombra latente del coronavirus e i numeri del caro bollette. Ed è proprio lì, tra le problematiche della gente, che si posiziona l'amministrazione comunale con il progetto Vicenza non sei solo, uno sportello telefonico d'aiuto ai cittadini nato in era Covid, aperto ancora oggi in supporto alla cittadinanza. È uno sportello che era nato nel periodo Covid per aiutare le persone in difficoltà, è entrato nella vita quotidiana di tutte le persone che ormai si rivolgono costantemente, sono 100 chiamate mensilmente che vengono fatte. Più di 300 le chiamate ricevute durante il periodo estivo, un aiuto ai cittadini che cambia in base alle richieste. E naturalmente sono cambiate le richieste. Nell'ultimo periodo le richieste riguardano tipo il trasporto per gli anziani, richieste per le ricette, gli orari degli uffici, contributi alle famiglie, il discorso delle bollette e quindi più rivolto ad delle richieste dell'attività quotidiana. E se le richieste cambiano in base alle problematiche del momento, chi si rivolge al servizio sono sempre loro i più fragili. È un'utenza che vede coinvolto persone anziane sopra i 60 anni e quelle famiglie che sono in difficoltà o delle famiglie in posizione fragile, le quali leggono molte notizie e chiedono quindi poi risposta al nostro sportello per essere accompagnati verso tutte quelle che sono i sussidi, le assistenze che il comune o magari lo Stato può dare a loro. Cerchiamo di essere sempre aggiornati per informare le famiglie magari anche su degli aiuti economici di cui loro non possono essere a conoscenza, oppure alle iniziative che il comune attua in aiuto di chi è in difficoltà. Ci spostiamo ora nel bellunese perché dal 1 ottobre entrerà in vigore l'aggiornamento delle tariffe delle rette della casa di riposo di Belluno, ampiamente annunciato nei mesi scorsi. L'adeguamento era necessario, così afferma l'assessore al bilancio Paolo Gamba.
Non è arrivata l'ancora di salvataggio, il decreto aiuti ter, dal quale si contava di poter recuperare le risorse per sanare i bilanci delle strutture per anziani. E così, peraltro annunciato da settimane, il comune di Belluno si è trovato costretto ad assumere una decisione pressoché immediata. Dal 1 ottobre scatterà l'adeguamento tariffario della SERSA, la partecipata che gestisce casa di riposo e servizi per gli anziani a Belluno. Purtroppo io mi trovo in una situazione di bilancio, soprattutto il bilancio della SERSA, molto delicata, in quanto per gli aumenti delle bollette e anche per aumenti di tutto quello che è in generale la spesa, con una diminuzione degli ospiti. 4,90 euro in più l'aumento della retta, che passerà dagli attuali 49 euro ai 53,90 giornalieri, consentendo di recuperare circa 150.000 euro necessari a tenere in equilibrio i conti della struttura, che ha una capienza di 152 anziani ma che oggi ne ospita solo 123 anche a causa della carenza di OS e infermieri. È un'operazione calcolata su diverse altre case di riposo per cercare di mitigarla il più possibile. In tutti questi anni non sono mai state fatte indicizzazioni sulle tariffe. È chiaro che per noi è una sconfitta. Una situazione nuova per l'amministrazione De Pellegrin, che sta facendo i conti con l'aumento dei costi non prevedibili di gas e energia, ipotizzati rispettivamente nel 70 e 60% in più. Venerdì il sindaco traccerà il bilancio dei primi 100 giorni a Palazzo Rosso, durante i quali sono già state assunte decisioni in merito al rinnovo dei vertici delle società partecipate, compresa la SERSA. L'attuale amministratore delegato è in scadenza e ci sarà da parte della sindaco, in questo caso, la nomina di un nuovo amministratore delegato. Le comunicazioni ufficiali dei nuovi assetti per Bellunum, sportivamente SERSA e Fondazione Teatri, entro i prossimi 10 giorni. E con la cronaca ci spostiamo a Villorba, Ucraina, 37enne residente appunto nel comune, morta in Ucraina dove sarebbe andata a combattere. Ma per tutti gli aggiornamenti in diretta il nostro Christian Arbeit. Buongiorno Christian. Buongiorno Sharon, buongiorno a te, i telespettatori di Rete Veneta. Hai detto bene, mi trovo a Villorba, a pochi passi dall'abitazione dove fino ad aprile viveva Mariana Trilska, questa donna 37enne, infermiera, che di fatto è partita alla volta dell'Ucraina per sostenere il suo popolo, un sostegno di tipo sanitario, perché Mariana era in infermiera. Ho parlato poco fa con il marito di Mariana, che mi ha raccontato in prima persona che cos'è successo. La donna è partita in aprile, proprio per portare sostegno sanitario a quelle popolazioni lì in Ucraina. Aveva i suoi affetti più cari, quindi ha iniziato proprio a operare sul campo come infermiera da campo, quindi curare le ferite dei militari, degli uomini e delle donne che stanno resistendo all'avanzata russa. È stata colpita Mariana da un drone russo nei giorni scorsi, a 20 chilometri circa dalla centrale nucleare, ormai tutti la conosciamo, di Zaporizhia. È stata colpita mentre stava per l'appunto prestando soccorso a dei militari, quindi è stata colpita, se volete, a tradimento. Cos'è successo poi? È successo che le ambasciate, i parenti sul posto si sono messi in contatto con il marito. Aveva due figli, Mariana, uno di 10, l'altro di 14 anni. Poco fa la bambina è stata accompagnata proprio a casa da scuola dal marito Edgardo. Che fa la guardia giurata. Ed Edgardo ai nostri microfoni ha detto, e lo sentirete nelle prossime edizioni, sono orgoglioso, ma in me c'è un mix di sentimenti. Ho tentato a dissuaderla, a cercare appunto di tenerla in casa con i figli, però l'ideale era troppo e lei quindi non voleva partire, a tutti i costi. Quindi Mariana ha trovato la morte nei giorni scorsi. Ieri ci sono stati questi funerali nella sua città d'origine, funerali di Stato, di fatto, funerali che si riservano a eroi ed eroine, e quindi lo shock dei familiari, lo shock anche della comunità di Villorba. In realtà
Mariana, mi hanno raccontato alcuni vicini di casa, si vedeva poco, però appunto di fatto qui c'erano i suoi affetti, qui c'erano e ci sono i suoi due figli che dovranno andare avanti nonostante tutto. Questa è la situazione da Villorba, cara Sharon. Grazie al nostro Christian Arboit in collegamento da Villorba. Chiudiamo la pagina della cronaca e torniamo nel Padovano, perché sono iniziati i lavori di sistemazione della rete fognaria a Cadoneghe, un intervento che andrà a beneficio anche dei comuni di Campodarsego, Vigo d'Arzere, Curtarolo e Campo San Martino. Sono in corso a Cadoneghe i lavori di risanamento della rete fognaria tra via Colombo e il depuratore, passando per via Matteotti. Un intervento che si propone il risanamento di un tratto del principale collettore fognario a servizio dei comuni di Cadoneghe, Campo d'Arsego, Vigo d'Arzere, Curtarolo e Campo San Martino e che rientra nel piano di ETRA di manutenzione programmata delle reti in gestione. I lavori saranno realizzati in due fasi, la prima tra via Colombo e via Matteotti, 660 metri, e una seconda da via Matteotti al depuratore, 390 metri. Il costo dei lavori relativi alla prima fase, della durata di 2 mesi, interamente finanziato con parte dei fondi derivanti dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato destinati alle manutenzioni straordinarie sulle reti fognarie, ammonta a 692.778,13 euro. L'ultimazione della seconda fase, invece, è prevista per il dicembre 2022. Torniamo nel Trevigiano. A 3 settimane dall'inizio della scuola sono già più di 200 le classi che si trovano a fronteggiare il problema dei contagi da Covid. La prima campanella delle scuole quest'anno ha avuto un suono diverso. Dopo 2 anni di restrizioni, di precauzioni, bambini e ragazzi sono tornati a condividere banchi e sorrisi senza mascherina. Siamo solo alla 3ª settimana di scuola, ma sta già suonando un altro campanello. Sono infatti tante le classi in autosorveglianza a causa di studenti e insegnanti positivi al Covid. Un piccolo segnale di allarme, dice la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, che ci auguriamo possa rientrare nelle normali malattie e non causi i disagi dell'anno scorso. Già cominciate le chiamate ai supplenti, che aprono nuovamente l'annoso problema dei concorsi e del precariato. Purtroppo è un problema che ci trasciniamo di anno in anno. Adesso comunque stiamo cercando di correre con i concorsi. Sapete, insomma, adesso abbiamo accantonato dei posti proprio in previsione che entro dicembre, insomma, riusciremo a mettere in ruolo alcuni docenti vincitori di concorso. Non solo difficoltà nel reperire insegnanti di ruolo, ma anche di sostegno, indispensabili figure per bambini e ragazzi. Non basta solo avere del personale da mettere dietro le cattedre, dice la dirigente, sono necessari insegnanti qualificati in grado di insegnare. Mi auguro che per il nuovo governo la scuola sarà una priorità. E alla domanda se si aspettava che a fine settembre ci si trovasse già in questa situazione, Barbara Sardella risponde: speravo meglio rispetto all'anno scorso, forse non arriveremo alla 30ª chiamata. Siamo alla 4ª, insomma, speriamo di finire presto, ecco, e poi dai, speriamo di portare soprattutto docenti bravi e preparati. E Venezia lancia il primo festival di storia della salute, una settimana di eventi che si aprirà il 30 settembre con un concerto alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Un'intera settimana di conferenze, concerti, visite guidate e esposizioni. Dall'Ospedale Civile di Venezia è aperto il primo Festival di Storia della Salute. Il 30 settembre e poi dal 4 al 9 ottobre una serie di eventi legati dal filo rosso della sanità di ieri, di oggi e di domani, per rimettere al centro uno dei lasciti più importanti della nostra civiltà, la cura della persona malata. Venezia si è misurata sin da subito su questa scommessa, dedicare lo Stato, la forza dello Stato per la cura delle persone. Venezia ha scelto di combattere la peste, è stata una decisione dello Stato, cioè la peste era diventato un nemico peggiore dei turchi. Per la peste si inventa il primo Ministero della Salute al mondo e Venezia riesce a sconfiggere la peste circa oltre 100 anni prima di altre città europee. L'Ospedale Civile di Venezia è diventato uno dei luoghi in cui con più profondità e intensità si è fatta cultura della salute, cultura della cura, cultura della sanità. Io ho l'onore di rappresentare in questo momento gli ospedali storici d'Italia e come ospedali storici abbiamo
definito il 9 ottobre come giornata in cui queste strutture importanti, direi meravigliose, si aprono. Noi abbiamo la fortuna di essere ospitati come sanità in locali come questi, dove la bellezza traspare da ogni pietra, direi, da ogni quadro, da ogni scultura. E noi lo stiamo abbinando alla tecnologia, alla professionalità, alle grandi capacità che oggi ha la sanità di mettersi a tutela della salute. Il festival si concluderà domenica 9 ottobre con l'apertura dell'ospedale di Venezia ai visitatori. L'inizio invece è previsto per venerdì 30 settembre con il concerto della Big Vocal Orchestra alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Da sempre la musica, non dico che abbia la funzione di sollievo, ma una funzione come di pace, di ascolto per trovare se stessi. Ritengo che non sia così peregrina questa cosa, anzi ritengo che abbia una grandissima coerenza, perché la musica spesso ha questa funzione, cioè il fatto di star meglio dentro. Con questo servizio si conclude l'edizione di oggi di Focus TG. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio a tutti.